Riferiamo il racconto di Fioretti. Alla partenza da Singapore, amici italiani sono venuti a salutarci. Un bambino ha porto al Valdi questa busta sigillata con nastri tricolori. Sono 200.000 lire che i nostri connazionali di qui hanno raccolto per gli alluvionati. Siamo decisi a proseguire. Tre salti di cielo, sia pure rischiosi, ci separano dalla meta. L'Ualdi cancella le tappe percorse. Non avremmo creduto che dopo la Malesia ci sarebbe toccata ben altra sottolineatura. Isola di Bengalis, 5 ore dopo. Gli uomini del cantiere dove ci siamo abbattuti circondano il macchino ferito. L'Ualdi ha sbattuto la faccia contro il cruscotto. Io sono rimasto illeso. Ho ritrovato illesa anche la macchina nel bagagliaio. Forse non ci meritavamo che queste fossero le inquadrature finali dei nostri 16.500 km di volo. E tuttavia dobbiamo concludere che, a suo modo, ci è andata bene. Così Fioretti. Ma la sua storia possiamo terminarla noi. Da un aereo in atterraggio a Ciampino scenderà Mario Fioretti. Per 24 ore i comunicati dell'incidente ce l'avevano fatto temere perduto. Alle telefonate della famiglia cercavamo di rispondere con le congetture più rassicuranti. La moglie e Carletto adesso sono qui. Hanno portato l'impermeabile a papà, che ha attraversato le tempeste di mezzo mondo. Una felicità che non si racconta e l'ombrello la nasconde. Un microfono a Fioretti. Sono contento di essere di nuovo qui. Anche noi siamo contenti, Mario.